coinvolgere i pazienti per migliorare la sicurezza clinica e ridurre gli errori in sanità. A questo tema l'ASL Toscana Nord-Ovest ha dedicato un seminario che si è tenuto al Museo Piaggio di Pontedera. La sanità, infatti, non si misura solo su quanti interventi chirurgici, visite e prestazioni diagnostiche sono effettuati in un anno, in un mese o in una settimana. Occorre anche che tutto ciò avvenga in un ambiente sicuro, con errori ridotti al minimo e che, qualora commessi, aiutino a migliorare i servizi. All'evento hanno partecipato esperti nazionali e internazionali, tra cui Charles Vincent, professore dell'Università di Oxford, secondo cui per ridurre gli errori in sanità occorre analizzare tutto il contesto organizzativo all'interno del quale avviene la cura del paziente. Una delle cose che possiamo mettere in atto sin da subito per migliorare la sicurezza del paziente è lavorare sui team. Un team di persone sa che i pazienti hanno bisogno di determinate cure, ma spesso non è molto chiaro chi è responsabile di ciascun compito. È molto facile che le cose vadano male perché le persone pensano semplicemente: oh sì, qualcuno lo farà, senza sapere esattamente chi. Per ovviare a ciò, un team può concordare un modo esplicito per dire l'uno all'altro: ogni volta che sarò preoccupato che tu abbia saltato un passaggio, lo dirò sempre. In questo modo la squadra può proteggersi a vicenda ed essere molto più sicura. Comprenderlo e condividere tali responsabilità proteggerà il paziente e tutti i membri del team. Secondo il professor Vincent, uno dei fattori che renderanno più complessi i processi clinici in futuro è il progressivo invecchiamento della popolazione. Penso che il problema più grave legato all'invecchiamento sia il fatto che sempre più malattie vengono curate a casa. Ci sono molti vantaggi nello stare a casa, ma ci sono anche dei rischi crescenti, ora che le persone devono gestire autonomamente tecnologie mediche complesse. Quindi, dall'essere preoccupati per gli errori di medici e infermieri, ora ci stiamo preoccupando anche di pazienti e famiglie che possono commettere errori. Il responsabile scientifico del seminario è Tommaso Bellandi, che si occupa di sicurezza dei pazienti per l'ASL Toscana Nord-Ovest, che alla domanda come si fa a coinvolgere i pazienti per migliorare la sicurezza clinica risponde così. Partendo dall'ascolto dei pazienti quando sono in carico alle nostre strutture di ricovero o sul territorio, quindi innanzitutto coinvolgendoli nelle buone pratiche, nell'applicazione delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti, ascoltando il loro vissuto, dei ricoveri, delle esperienze e cercando di intercettare anche dei possibili problemi per intervenire subito con azioni di miglioramento. E poi ovviamente attraverso le associazioni dei pazienti e dei cittadini, perché questi siano davvero parte delle attività di programmazione, organizzazione dei servizi sanitari, valutazione degli esiti. Ecco, questo è un po' la nostra sfida che portiamo avanti da tempo, da anni, e che dobbiamo ancor più rafforzare, riuscendo davvero a far sì che i pazienti siano sempre un partner fondamentale nelle attività che facciamo per la loro sicurezza e per la prevenzione dei rischi.